E tornava a venire con la dirigenza, adesso ce la mettiamo su, devo fare la cappella, l'ho Hai aiutato a lavare i piatti? Sì, è anche brava. È brava, anche. Bene, sicura bene. È una cuoca perfetta. No. Eccoci qua, buonasera. 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 Al signor dottor Italino Mulazzani, sì. E con Denise Camporesi, la nostra pittrice. Ho avuto grande fortuna tramite il professore conoscere Denise, perché Denise mi ha fatto questo ritratto meraviglioso e sono molto contento. E direi che è una giornata oggi già preparata da 60 anni, perché io ho fatto veramente delle memorie e queste memorie oggi le abbiamo sviluppate in un libro che penso che parli di molta realtà, di molta, direi, onestà, soprattutto il comportamento del sottoscritto, che ha lavorato da 14 anni fino ad ora e ancora continua a lavorare. E questo è il sistema di una persona che vuol fare, che ha fatto e vuol fare ancora. Complimenti. Il titolo del libro? Il titolo del libro è Dialoghi tra gli ulivi. Io volevo cogliere l'occasione per fare gli auguri a Italino. Grazie, tanti auguri, grazie. Di buon compleanno. Grazie veramente. E sono veramente fiera e contenta di averti fatto il ritratto nel tuo libro. Grazie mille. Averti... Allora, facciamo gli auguri in diretta dalla videocamera. Grazie. Grazie. Camporese, io sono il suo regista. Questa è la villa di Mulazzani. Io ho fatto il quadro a Mulazzani nel libro che presenterà stasera. Abbiamo anche il nostro Ernesto Paleani, eccolo qua. Il libro, questo è il libro, Italino Mulazzani, Dialoghi tra gli ulivi. E si apre col ritratto. Ernesto Paleani, editore, e qua c'è il ritratto di Mulazzani e dentro c'è tutta la storia della sua vita con tutte le immagini dei figli, dei nipoti, la sua storia, la sua biografia. Cosa sembra la Denise? Una scultura brasiliana, una sirena, diciamo di quelle che mettono nelle chiese, quelle chiese. È stato Ernesto Paleani editore a metterti in testa queste cose un po' poetiche. Io già sirena ce l'avevo detta. Quindi vedo che coincide. Diciamo, abbiamo un sentimento uguale, diciamo, se è una coincidenza. Vediamo la nostra pittrice che in questo momento è intenta a fare dei ritratti fotografici. E stiamo mangiando al buffet, è tutto molto buono. Ho desiderato molto, dopo che ho scritto il libro, devo dare qualcosa di particolare, qualcosa di diverso. Allora ho pensato a Denise, è molto brava a fare i ritratti. Non solo brava, ma ci mette anche il sentimento, quindi l'ho fatta venire qua nella villa di Italino Mulazzani, una serie di appunti di ritratto l'ha fatti sotto gli olivi, perché infatti il libro è Dialoghi fra gli olivi e qua nell'antiporta, come facevano gli antichi testi, no, del 500 e 600, che in genere mettevano l'incisore, no, la figura dello scrittore, dell'incisore. Molto a voi.
siete venuti qua. Questo è il regalo più grande che voi potevate fare. Grazie, grazie a tutti voi che siete venuti qua nella mia terra. Nella tua terra, è vero? Il luogo d'origine italiano. Perché come, questo è il luogo di origine. Come si sta qui a Montegridolfo in mezzo al Medioevo, diciamo, no? Perché siamo in una zona Montegridolfo. Le favole, le nato qui a pochi centinaia di metri. Dovevo andare a abitare a Pesaro nel 1969. E poi che cosa ho fatto? Ho fatto che ci ho ripensato. Avevo un grande appartamento in via Mendola sul mare, ho venduto l'appartamento e ho creato questa casa disegnata da me e costruita da me con molta fuga, molta capacità, si può dire. Complimenti per tutto, per l'età portata così bene, per essere rimasto qui, per il compleanno e per la villa. Ciao, benvenuti. Allora, questa bella ragazza è la figlia del signor Mulazzani, giusto? Sì, di Italino. Di Italino. E mi chiamo Orietta. Molto piacere. Piacere mio. Sei il mio amico? Sì, Fabio. Salve, Mulazzani. Sono il regista Carlo. Fabio, Marco Pupito, Fabio Mulazzani, il figlio di Carino, era la sorella di Morietta, adesso lui Fabio, che mi ha dato una grande mano su compilare il libro, ha ricostruito quello che era tutto l'apparato, sia quello economico, storico, quello immobiliare, quello storico, quello di famiglia. Però il giorno più bello è stata la foto sotto gli olivi. È vero, abbiamo fatto una foto sotto gli olivi, bellissima, perché questo dialogo tra gli olivi è proprio un dialogo tranquillo, tra persone che si scambiano idee, si scambiano emozioni. Io che non conoscevo la famiglia, quindi è una cosa molto particolare per me stata. Amici di mio padre, amici di famiglia, amici di lavoro, amici di un tempo e amici di oggi. È un giorno importante questo, perché è nato un incontro tra amici e il papà è sempre stato un uomo di fuoco, un uomo che non ha mai avuto un attimo per fermarsi, lui doveva sempre fare, doveva sempre costruire, aveva mille idee, mille cose, e uno dei suoi sogni era proprio quello di raccontarsi. E questo si è realizzato grazie a un incontro bello tra amici, tra Oliviero, che questa sera purtroppo non è potuto essere, non può essere con noi, perché ha avuto una brutta disavventura, ma comunque noi siamo sempre vicino a lui con il cuore, e ha fatto conoscere Ernesto, una grande persona che ha spinto Babbo per poter continuare il suo sogno e realizzarlo, e ha voluto regalare questo momento a tutti voi, a tutti gli amici, con un regalo che lui ha voluto fare a voi, raccontarsi. Quindi questa sera per la prima volta presenta il suo libro. Qui con noi c'è Ernesto, che poi racconterà anche lui qualche momento
no? Vissuto particolare, e dunque io posso insieme a Fabio ringraziare voi, e con tutte le nostre disavventure di questi ultimi anni comunque ci siete sempre stati vicino e ci sostenete anche con un semplice pensiero, questo a noi fa veramente piacere. Volevo anche ringraziare mia mamma, che con la sua pazienza, adesso non la vedo, e la sua descrizione ha sempre... lei mangia. Ha sempre sostenuto tutti noi e ci ha sempre aiutato da dietro le quinte, perché stare vicino a un trattore come il babbo non è facile. Bene, grazie. Vi presento l'editore, che è Ernesto Paluani, Paleani, Panettoni, Paleani, e ringrazio di cuore a tutti, a nome di me, a nome di Fabio, a nome del babbo e a nome di mia mamma. Grazie per essere qua. Grazie, buonasera a tutti. È un giorno particolare per me, perché il mio percorso di vita come scrittore, sono specializzato nell'arte, nell'archeologia, quindi nelle scienze, e quindi un qualcosa di particolare, di diverso, mi ha introdotto tramite appunto Liviero Cagassoni, ecco perché anche il titolo, no? Dialoghi tra il delirio. La scrittura, infatti, che ho voluto impostare, che abbiamo poi commentato insieme all'inizio del Dalino, era quella proprio di un dialogo, perché pur essendo un grande imprenditore, avendo una bella famiglia, in genere tutti i grandi imprenditori fanno il loro catalogo, la loro esposizione così molto, molto particolare, ma non dice mai niente quello che può essere il sentimento del cuore delle persone quando vedono solo delle fotografie e quello che hanno fatto. E il Dalino ha voluto con lui costruire un qualcosa di diverso, quasi un dialogo giornalistico, e poi è diventato un dialogo tra amici, perché grazie anche al sostegno di Fabio, che ha ricostruito in pratica, perché io non conoscevo tutto il percorso di Dalino, tutto quello reale, non conoscevo i nomi, i cognomi delle persone, gli interventi, i parenti, gli amici, non conoscevo quasi nessuno, questo mi è stato molto di sostegno. Questo sostegno chiaramente si è sviluppato in questo raccontare, un raccontare particolare, perché ogni volta che il Dalino introduceva un luogo, io ho voluto, da storico, fare una piccola parentesi, magari del luogo, un po' di ricordo, no? Perché può essere che lo conoscono e lo conoscono tutti, come tanti altri particolari di altre zone importanti della zona. E l'introduzione ho voluto fare, che poi la leggete, la cosa fondamentale è proprio l'introduzione, e questo percorso di un uomo, no? Particolare, che ha fatto tanto. Io, venendo da una famiglia di grandi avvocati di Roma, anche io ho fatto per un breve periodo la professione, poi mio padre è morto molto giovane, e ho voluto affrontare anche l'ultima parte molto, in un modo molto particolare, perché da grande personaggio che era, sembra, e vedo però che tutti gli amici che lo sostengono stanno qua oggi, delle volte, no, gli amici vengono abbandonati proprio perché non c'è più quel potere o quel fatto di fare, di dare, no? E di dare. E proprio da questo mio spirito, sia da storico che da giurista, chiamiamolo, ho voluto affrontare anche questo tema, perché io penso che il Dalino ha dato tanto, anche se ha una venerenda età, come si dice, darà tanto ancora, gli auguro tanti anni di vita, e quindi questo mi fa veramente piacere stare qui oggi con questo grande personaggio che ho scoperto. Ho scoperto perché in genere si leggono, come vedrete quello che ho scritto, si legge le notizie dei giornali, ma essendo anch'io giornalista, io sono un giornalista della Repubblica di San Marino, mi occupo di cultura come corrispondente estero, ed è un tocco particolare perché io l'ho presa sotto la mia cura come maestro, come perito, come curatore delle sue mostre, perché ha un tocco particolare. Io che poi
vivere il passato, no? A me piace molto il 400, il 500, il 600, periodi storici molto particolari. Ho voluto far venire Denise, venire qua, ho cominciato a prendere gli appunti sulla figura di Danilo ed ecco poi una sanguigna, no? Ho fatto questo ritratto su carta molto, molto preciso, sia che oggi come Danilo. Danilo mi diceva, ma dai, perché non prendiamo una foto più giovane? E di Danilo, tu oggi sei così, ti devono ricordare oggi quando ti vedono così, che fanno il tuo compleanno e del tuo pianosso. Che quella l'immagine è importante, è un'immagine che uno appena apre il libro vede e poi tutto il resto. Quindi grazie a Danilo, grazie a Fabio, a Orietta, alla mamma, e grazie a Denise, no? Che ha fatto dono di quest'opera, ha donato per il suo compleanno questo ritratto. E quindi io, proprio perché era un dono, l'ho voluto mettere come antiporta. Grazie a tutti, grazie per avermi ascoltato. Devo dire che il regalo più grande è come oggi siete qui. Manca tante persone, un po' il tempo che mi ha frenato un po' tutto, però ringrazio anche loro, se qui non ci sono, loro modo di parlarci o di riunirmi un'altra serata insieme a chi va. Comunque il regalo più grande che voi avete fatto questa sera è che siete qua con me, tutti amici. Vi ringrazio veramente e buona sera. Franco sicuramente merita. Noi non ci conosciamo tanto bene, però siamo vicini di casa e la musica ci unisce. Quando fa musica lui non faccio musica io. Oppure anche cantare, perché lei ha delle doti canore. No. Quello di qua? E vuoi essere chi vuoi, chi è uscito fuori da casa mia? Sono pazzo, io sono pazzo. Ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché il suo pazzo è di suo pazzo. Oggi voglio parlare. Se mi si passa nel c'è una piantina là. Ah, è questo lo soltanto, noi dobbiamo stare qua, fino a che tu. Ma noi ci stiamo noi? Quindi siamo qui in questa fantastica cena ora, sempre del nostro italiano. È tutto improvvisato. È tutto improvvisato, così siete più in posa da foto, però mi piacete, belle siete belle, quindi il problema non c'è. Auguri nonno. Ecco, tu sei quindi la nipote di Italino. Dalila! Noi ormai sei diventata la musa del. Ho visto. Il sangue non vede. Complimenti. L'amore, venire, se non veniva andavo pure a portare più dietro. Ma che sbagliato, 58!
Grazie, grazie a voi. Questa torta agli amici, quanti sono qua? Io leggo da qua, da chi? 58. Oh, da qui sono 28 addirittura, 28 anni da qua. Bene, evviva, volete anche dare un bacio? Ecco. Mi va bene così? No, ripeto, è un video serio, quindi possiamo parlare, possiamo dire auguri al nonno che sono qui. 28 nonno 28 nonna tu sei quanti? 27 27 28 allora lei lo dica quanti? 87. Ma lei è più grande? Sì. Ma io dicevo che lei era più piccola. Che anni siete sposati? 59. Complimenti. Allora adesso andiamo qui. Qual è la domanda? Allora la domanda è quello che vuoi, improvvisa te. Ti piace questa festa del nonno? Molto, moltissimo. Sei felice? Non ci cade. Nonno, sei felice? La voleva questa festa, la voleva. Poi cosa devo dire? Se assomiglia a mio nonno? Sì. Assomiglio a mio nonno. Assomiglia al nonno. Nonna, secondo te assomiglio al nonno? Un poco. In cosa sì? Nelle grinta. Nella grinta. E nel carattere che... Prossimo ritratto di Denise potrebbe essere Dalila. La dipingeresti? Allora, io non dipingo, ma la riprendo, quindi la riprenderei in un film. Ma a me ricorda come regista, leggermente Robin Wright da giovane. Denise, dimmi tu che tipo di donna è a livello di quadro, mi hai detto? Io la dipingerei modello... La vedo una modella adatta per un quadro di Renoir. Renoir. Una bella modella Renoir. Dalila, hai fatto una festa bellissima. Grazie.